Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate, questa è una nuovissima pillola di gossip. Una clamorosa indiscrezione sta facendo il giro del web in queste ultime ore. Isabella Ricci, l'altolocata signora di Uomini e Donne, e il marito Fabio Mantovani sarebbero in crisi. Ai 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 ai. I due, conosciutisi che ebbero di qua fa Uomini e Donne nel 2021, sembravano essere una coppia molto affiatata. Molto affiatata. Avevano colto tutti di sorpresa nel marzo 2022 quando annunciarono che da lì a due mesi si sarebbero sposati, nozze che effettivamente si sono celebrate a maggio dello scorso anno. Bene, si spera. Poi i due hanno deciso di godersi la vita matrimoniale, vivendo per gran parte dell'anno a Dubai. Hai capito? Bene, bene, scudetto per loro. La coppia, anche se non in maniera ossessiva, ha sempre tenuto aggiornati i fan sui social, postando alcuni scatti della loro vita insieme. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, ma qualcosa sembra essersi rotto in queste ultime settimane. I loro fan hanno notato che da qualche tempo a questa parte la coppia sembra essere sparita dai social. Che fine hanno fatto Isabella e Fabio? Dove siete? Dove siete? Sembravano buco Sanremo. I fan più attenti hanno notato che dallo scorso gennaio che i due non pubblicano più nulla sui social. No, 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 ira funesta. Né in coppia né come single. Un fatto alquanto strano, no? E tutti si chiedono, ma che sta succedendo? A preoccupare ancora di più è il fatto che Fabio e Isabella, no, abbiano smesso di seguirsi su Instagram. E voi sapete che di questi tempi un defollow è peggio della peggiore offesa che si può fare. Questo ovviamente potrebbe anche non significare nulla, ma potrebbe anche essere un campanello d'allarme. E sì, c'è chi sospetta che il loro matrimonio sia giunto al capolinea. Qualcun altro invece è più ottimista, crede che la coppia abbia solo deciso di staccare un po' dai social per godersi la vita insieme in quel di Dubai. Praticamente sono rotti i Maroon 5 di pubblicare foto sui social. Può essere, può essere. Potrebbe davvero essere così e io lo spero. Lo spero anche il mio gatto. Spero che lo sperate anche voi. Spero che lo sperate. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, eh. Lessico proprio di alto livello. Attendiamo notizie da parte dei diretti interessati che al momento non hanno ancora confermato né smentito le voci di una loro presunta rottura. E se ne parla, e se ne parla, e se ne parla. Ma venendo a tempi più recenti, in attesa di aggiornamenti, sappiamo invece che in quel di Uomini e Donne è andata in onda la scelta del tronista, Luchino Daffré. Nonostante sia l'ultimo arrivato, il ragazzo sembra avere le idee chiare. Vabbè, chiare è un parolon, comunque vabbè. Ha bruciato le tappe e ha deciso di uscire dal programma insieme ad Alessandra, per gli amici Alessandra. Speriamo sia una storia che possa durare nel tempo. Ricordo che in passato anche Andrea Cerioli, se vi ricordate, se seguite Uomini e Donne da tempo, scelse la sua super Arianna in Men che non si dica. Vrup! I due stanno insieme ancora oggi a distanza di tanti anni, quindi non è detto che servano mesi, mesi, mesi sul trono per capire quale sia la ragazza giusta. Sarà, ma ci credo poco. Comunque, oltre a che fare un grosso in bocca al lupo a Luca e Alessandra, lo facciamo pure Isabella e Fabio. Fabio, Isabella, vi prego, fateci sognare, non fateci soffrire. Speriamo che le voci di crisi siano infondate. Voi che cosa ne pensate? Ma prima di sentire cosa ne pensate voi, sentiamo cosa ne pensa il mio gatto opinionista. Ciao gatto, lo so, nel video di prima non ti ho interpellato, non prendertela, ma ero un po' di fretta e... Dai, non rompere... Oh, niente crocchette... ok, no, parliamo di cose serie. Allora, Isabella e Fabio, non si vedono più. Ah, sei un grande fan di Isabella. È mitica lei, Isabella. Ti ricordi Gianni che la devastava, ma mamma mia, secondo lui, Armando, tutti contro Isabella. E poi alla fine però ha fregato tutti praticamente. Quindi secondo te sono voci infondate, dai. Ah, si sono rotti i Maroon 5 di stare sui social, lo fanno per alzare l'hype, per far parlare un po' di loro, ma no, non sono influencer, voglio dire, però ci potrebbe stare. Comunque, secondo te non è vero che sono in crisi? Ok, staremo a vedere se hai ragione te o se hai ragione io. Va bene, riferirò, va bene, ciao. Quindi, secondo il mio gatto, non è vero che c'è la crisi, praticamente, semplicemente quei due hanno... I casi sono due, praticamente, o si sono veramente rotti gli zebedei di pubblicare foto sui social, dicono, però il fatto che non si seguono più, allora, o hanno litigato, ma magari anche una litigarella passeggera, però, voglio dire, magari si ricongiungeranno, oppure magari lo stanno facendo proprio per far parlare di loro. Però non penso che sia questo il caso. Comunque, raga, sappiate che appena usciranno nuove indiscrezioni, appena saprò nuove notizie, io sarò qui, ovviamente, come la faina svizzera che sono, a raccontarvi tutti gli aggiornamenti. Per il resto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace come coppia. Vi piaceva, no? Vi piace ancora adesso. Isabella e Fabio, vi piacciono? Li vedete ruspanti? A parte che li invidio solo per il fatto che vivono a Dubai, eh?
Per carità, io vivo alle Canarie, non è che mi posso lamentare, però voglio dire, sicuramente non se la passano male e sicuramente lavorano meno di me, quello ve lo posso assicurare, ma sono contento per loro. Quindi, cara Isabella, cara Fabio, se avete un problema, risolvetelo, vi prego, si può risolvere tutto, solo una cosa non si può scampare. Alle tasse, quelle purtroppo no, però tutto il resto si può risolvere, va bene? E niente, attendo i vostri commenti, per il resto lo sapete, mettete like, cliccate, condividete, registratevi, quelle cose lì, e ci vediamo al prossimo video, ciao bellezzi!